Oggi celebriamo la memoria privilegiata di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria. Quindi ci sono le letture proprie. Letture prese dal capitolo 13 di Matteo, dove c'è questa grande contrapposizione. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. E poi la contrapposizione invece, che ci sono coloro che non riescono a vedere né ascoltare. Questo vedere e sentire per comprendere. E anche questo vedere e sentire e non comprendere. Cioè, da cosa dipende vedere e sentire? Dalla nostra fede, dalla capacità che noi abbiamo di dare credito a Dio. Cioè, mi fido del Signore. Tutti possono vedere la stessa cosa, ma ciascuno può dare la propria interpretazione, a secondo di quello che ha nel cuore, a secondo di quello che a me interessa, cioè che ho nel cuore. Io posso vedere una cosa bella e dare gloria a Dio. Posso vedere sempre quella cosa molto bella e desiderare di prenderla. Altri possono desiderare di romperla. Altri ancora possono desiderare di portarla via. È il medesimo vaso, è la medesima cosa. Ecco, trasportiamo questa cosa qui sulla persona, su tutto ciò che ci circonda. Cioè, tutto quello che ci circonda, le cose, le persone, noi le vediamo e le ascoltiamo in funzione di quello che noi abbiamo nel cuore. Se quindi noi abbiamo nel cuore Dio, noi vediamo bene, ascoltiamo bene, diamo gloria a Dio e vediamo il bene in queste situazioni, o quantomeno la verità. Ma se noi abbiamo il desiderio di possesso, desiderio di comprare, di vendere, noi strumentalizziamo ciò che vediamo e ciò che ascoltiamo. E guardate che oggi tutta la pubblicità è fondata su questo. Su questo dirigere il nostro cuore sulle cose che vediamo e ascoltiamo. Tutte le correnti sono propense a capire che noi abbiamo questi organi di senso che possono essere diretti o in una direzione o nell'altra. Se noi riusciamo a lavorare la mente e il cuore. Quindi noi cristiani abbiamo una grande responsabilità, perché se il nostro cuore è pieno del Signore, noi sappiamo dare la giusta interpretazione. Ma se il nostro cuore è pieno di altro, immancabilmente noi sporchiamo le cose, non le vediamo più nel modo giusto. Quindi Gesù parla a tutti con la medesima chiarezza, ma noi le assumiamo in base a quello che abbiamo nel cuore. Quindi dobbiamo davvero metterci in un atteggiamento di dire: ma che cosa mi abita? Che cosa c'è dentro al mio cuore? Che cosa realmente mi interessa? Ed ecco allora la figura di Gioacchino ed Anna. Un uomo e una donna, sterili, che non hanno avuto una discendenza, ma hanno ancora il cuore da bimbo, pulito, piccolo,
capace di ricevere, capace di assorbire, capace di ringraziare. Certo che c'è una fatica della fede, quando soprattutto la vita ti mette a dura prova. C'è una fatica del cuore a scegliere il Signore. Ma è anche vero che questa fatica del cuore è supportata dall'amore. Gioacchino e Anna, nonostante la povertà e la semplicità della loro vita, hanno il cuore teso a Dio. Non hanno smesso di sperare. E credo che questa allora oggi è l'atteggiamento giusto, di non smettere di avere fede nei confronti di Dio, di non smettere di sperare nella sua azione di grazia, cioè Dio interverrà. Dio è fedele, Dio viene. Allora, ecco perché sono stati ascoltati. Sono stati ascoltati perché hanno creduto al di là dell'evidenza, al di là di quello che la loro carne, la loro vita diceva. Da loro nasce Anna, che sappiamo, da loro nasce Maria, che sappiamo è la madre di Gesù. Una vita quindi che diventa feconda al di là di ogni aspettativa. Anche questo vorrei sottolineare. Vedete, quando la nostra vita appoggia sul Signore, è realmente del Signore, la nostra fecondità dipende dal rapporto con Lui. Si possono generare anche 10 figli e non essere né padri né madri, perché non li generi né alla vita di fede. Ma si può essere anche invece in un monastero e generare alla vita. Generare alla vita perché tu generi in quella fecondità che nasce dalla fede e dall'amore. E quindi generi uomini e donne capaci di stare in piedi, capaci di rivolgersi a Dio. La fecondità di Gioacchino e Anna va oltre le loro aspettative. Hanno una figlia, Maria, che diventerà la madre di Gesù. Una figlia speciale, nata da una fecondità e da una purificazione durata anni. Quello che non è visibile ai nostri occhi non è detto che non accada. Quello che non è visibile ai nostri occhi non è detto che Dio non opera. Quanta fecondità ha generato Gioacchino e Anna nella loro purificazione, nella loro attesa, nel loro umile attendere la volontà di Dio. Ci sono canali di grazia sotterranei che noi non vediamo, ma non per questo non esistono. Ci sono sotterranei di grazia che agiscono indipendentemente da noi. A noi è chiesto il consenso, a noi è chiesto il sì a Dio, il resto fa Lui. Apparentemente la nostra vita può essere anche molto sterile, numericamente parlando, all'esterno, ma può essere invece molto, molto feconda nel piano di grazia di Dio, cioè tanti cuori che si risvegliano, che vanno al Signore, tante vite nuove
che vanno a Dio. Allora possiamo chiederci, come ultima domanda, la mia vita, indipendentemente dai figli che ho o non ho, è sterile o è feconda? Cioè è attaccata a Dio oppure no? È purificata dall'amore con Lui e per Lui oppure no? Perché questo è quello che permette alla vita di essere davvero uno strumento di speranza e di gioia per gli altri. La fecondità dipende dal tuo attaccamento al Signore, da quello che hai nel cuore. E allora è quello che dicevo all'inizio, questo vedere e questo sentire dipende dalla pienezza del tuo cuore, dalla fede.